L'omaggio tributato dalla Scala di Milano al presidente Sergio Mattarella non basterà a convincere il capo dello Stato a concedere il bis al Quirinale. Mattarella infatti non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi e accettare di restare al Colle, come già gli avevano proposto i partiti. Il segretario del PD Enrico Letta auspica una larga convergenza del Parlamento su un candidato e chiama in causa l'opposizione di Giorgia Meloni. Matteo Salvini e Renzi invece continuano a parlarsi e nel toto nomi restano caldi profili di Giuliano Amato e Pier Ferdinando Casini. Il trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale rimane il piano A, però anche nelle cancellerie europee filtra preoccupazione sul fatto che questo cambio di scenario possa aprire una stagione di stabilità politica. Arrivano 300 milioni di euro in più per fronteggiare il caro bollette. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un decreto con nuove misure fiscali che vanno a coprire lo stanziamento ulteriore previsto per disinnescare gli aumenti di luce e gas. L'intervento a favore di famiglie e imprese verrà realizzato in manovra, dove la maggioranza ha già trovato un accordo con il governo. Ed è proprio in legge di bilancio che l'esecutivo ha stanziato un fondo di 2 miliardi a cui si aggiungeranno 500 milioni, risorse non utilizzate nell'ambito della riforma dell'IRPEF. Quindi il pacchetto per combattere le fiammate dei prezzi energetici alla fine dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi e 800 milioni. L'antitrust italiana ha condannato Amazon a pagare una cifra enorme, 1 miliardo e 128 milioni di euro. La multa al colosso del mercato online è stata comminata per aver discriminato i venditori indipendenti. Secondo l'indagine dell'antitrust, Amazon non avrebbe sempre garantito agli indipendenti un'adeguata visibilità delle offerte, facendoli quindi vendere meno. Questo perché gli indipendenti non affidavano ad Amazon alcuni servizi importanti, come la custodia dei prodotti in vendita, l'imballaggio per la spedizione e la consegna ai clienti il reso. Intanto il Parlamento e il Consiglio europeo hanno trovato l'accordo per prorogare di 10 anni il roaming gratuito in Europa, estendendolo anche al 5G. Il booster è sicuro ed efficace già dopo 3 mesi, ma la raccomandazione attuale è quella di somministrare dosi di richiamo preferibilmente dopo i 6 mesi. Lo dice l'Agenzia europea per i medicinali, ribadendo che i vaccini Pfizer destinati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni sono rassicuranti. Tutti in questa fase di età dovrebbero essere presi in considerazione per la vaccinazione, sottolinea l'EMA. L'Agenzia europea riferisce anche che al momento i casi registrati da variante Omicron sono per lo più lievi.